Un'altra soluzione facilissima che spesso insegno proprio nei primi live è l'anello di Lacoschi, questo è un anello di Lacoski, con Spira, oppure abbiamo delle antenne magnetiche, infine diciamo, ci sono le piramidi. Quindi le piramidi, anche loro, hanno un potere incredibile che facilitano la crescita, migliorano la, la resilienza delle piante e anche la produzione. Ciao a tutti e benvenuti sul canale dedicato all'elettrocoltura. Io sono Piero e questo è il primo video introduttivo a questo argomento che di sicuro sarà nuovo per la maggior parte di voi. Ci sarà tutto il tempo per conoscerci meglio, per la condivisione di tutta quella che è la mia applicazione di queste tecniche innovative che poi, come vedrete, non sono così poi attuali. E senza indugi ulteriori lascio la parola all'esperto Andrea Donnoli e buona visione a tutti. Ciao, buongiorno, sono Andrea e iniziamo a affrontare questo tema dell'elettrocultura. Quindi questo canale nasce per divulgare conoscenza di elettrocultura. In questa prima presentazione, quindi cercherò di raccontarvi brevemente che cos'è l'elettrocultura. E poi, piano piano, attraverso tante altre puntate, grazie a Piero anche e a tutto il team di lavoro dell'elettrocultura, eh, vi faremo vedere sia le tecnologie che i risultati che gli approcci. Quindi l'elettrocultura, intanto, che cos'è? È una tecnica molto antica, risale a più di 100 anni fa che permette praticamente di lavorare attraverso energie naturali e far crescere le piante in una maniera molto più rapida, con contenuti e nutrimenti superiori e soprattutto con una riduzione degli input. In realtà nell'elettrocultura usiamo molte tecniche, usiamo tantissime tecniche che, che riguardano le frequenze frequenze sonore, luminose, energie sottili, per cui vi farò proprio una carrellata veloce e piano piano andremo a sviscerare ogni argomento. Quindi parliamo appunto di energie cosmiche, di energie della Terra, di come lavorare sui semi, sulle piante, lavorare sull'acqua, anche questo è un aspetto molto importante, l'ecosistema e anche l'essere umano. Quindi veniamo a, a, a noi sostanzialmente sull'elettrocultura, la definizione del vocabolario dice che è una tecnica che permette di applicare energia elettrica all'agricoltura per migliorare e aumentare la produzione. Quindi innanzitutto abbiamo due tipologie di elettrocultura, il mio approccio che è lo stesso di Yannick Van Dorn, che utilizza energie disponibili in natura. Ci sono altri approcci che invece utilizzano energia elettrica continua alternata. Non è quello che usiamo noi, e abbiamo dei risultati comunque eccezionali, perché vedrete dalle testimonianze, dai gruppi che cosa si può fare, e però è interessante sapere che anche lavorando con altre energie, dentro certe soglie, perché è sempre un discorso legato alle soglie di esposizione dei tempi e delle modalità e delle energie è possibile stimolare e migliorare le crescite le produzioni e le qualità dei, dei nostri frutti vegetali eccetera quindi l'elettrocultura si fa anche un giro veloce su, sull'utilizzo nel tempo è stata appunto sviluppata alla fine dell'Ottocento, e ci sono stati moltissimi studi fino al 1932, poi dal 32 in avanti si sono prese altre strade e abbiamo ricominciato a parlarne negli ultimi 10-15 anni. Uno degli aspetti più interessanti è proprio l'utilizzo delle energie anche magnetiche ed elettromagnetiche, quindi non solo appunto energia elettrica ma energia magnetica. Okay? Quindi il campo geomagnetico è un fenomeno assolutamente naturale che viene appunto indotto grazie ai fotoni che sono immessi da, dall'energia del Sole sulla, sulla Terra e come vedete ci sono proprio dei campi che sono quelli che noi possiamo misurare semplicemente con la bussola, con un magnetometro. O in una maniera anche più sofisticata, andando a controllare i dati del NOAA che sono pubblici e sono consultabili. Il campo elettromagnetico è comunque in calo, come potete vedere dai vari studi, ed è una, una di quelle forze che sprigiona la vita. Quindi, il campo elettromagnetico, il campo magnetico e il campo elettrico sono fondamentali per generare la vita. Senza il campo elettromagnetico non ci sarebbe nessuna forma di vita, incluso l'uomo. Come dicevo, quindi è un tema che è stato molto studiato, è stato affrontato veramente da tantissimi scienziati, si parla più di più di, di 600 scienziati in tutto il mondo negli ultimi 160 anni, qua ce ne sono alcuni, divisi per, diciamo, per regione, per nazione, trovate alcuni articoli che sono indicati qua, come appunto questo della storia della magnetocultura, dell'elettrocultura. E, e quindi diciamo che mh, sono stati fatti tantissimi esperimenti, addirittura c'era un congresso in cui tutti gli anni si ritrovavano i, i vari esponenti e discutevano le sperimentazioni dalla Russia alla Francia, all'Italia e si ritrovavano con una cadenza molto mh, periodica, quindi, quindi più volte anche all'anno, una volta all'anno a Roma, a Parigi, a Londra. Quindi non è facile trovare tutta questa documentazione perché comunque è documentazione cartacea, non è stata digitalizzata, quindi non la troviamo su Google. Ad ogni modo, diciamo nel percorso che faremo, andremo a parlare anche della storia dell'elettrocultura nel mondo e in Italia, perché anche in Italia ci sono veramente tantissime cose. Eh, concludo accennando velocemente alcuni dispositivi che noi usiamo per farvi una piccola panoramica, quindi questo diciamo ad esempio è un'antenna parafulmine che è di nuova versione che sfrutta delle tecnologie comunque di alluminio, rame e anche magnetiche con dei magneti. E serve proprio per portare questa energia alle piante. Un'altra soluzione interessante è la spirale, che è proprio un'antenna che riusciamo a realizzare con queste misure auree, sia grandi, diciamo, che piccole, con dei coni preformati. Un'altra tecnologia molto interessante è la torre energetica, o torre irlandese o Menhir. In questo caso sfruttiamo anche tutta la parte di cromoterapia. Un'altra soluzione facilissima che spesso insegno proprio nei primi live è l'anello di Lakosky, questo è un anello di Lakosky con Spira, oppure abbiamo delle antenne magnetiche. Infine diciamo ci sono le piramidi, quindi le piramidi anche loro hanno un potere incredibile che facilitano la crescita, migliorano la, la resilienza delle piante e anche la produzione. Ok, per oggi è tutto, piccola panoramica, piccola introduzione e ci vediamo alla prossima puntata. Saluti da Andrea, ciao!